Buongiorno, 30 aprile, benvenuti amici di Casalotto in questo bel pomeriggio in diretta insieme un'ora fino alle 15.30 e allora non perdiamo tempo, gli argomenti di oggi e poi allanceremo anche il sondaggio e soprattutto entreremo con i nostri esperti sui nuovi consigli, non per domani che è festa, Casalotto ci sarà, lo ricorderemo, ma l'estrazione poi verrà recuperata mercoledì sera. Allora, di che cosa parleremo oggi pomeriggio? Flash mob per lui, straordinario vederlo danzare, ci fa sognare Roberto Bolle, perché in occasione della giornata mondiale della danza, ieri in Piazza della Scala a Milano, l'étoile del teatro alla Scala di Milano e principal dancer dell'America Ballet Theatre di New York, appunto lui straordinario, Roberto Bolle, ha dato vita sulla note della celebre colonna sonora del film, del musical Fame, un insolito flash mob per accendere la città di danza in vista alla One Dance, che è un grande contest che vedrà, è bellissimo, sfidarsi i migliori ballerini di street dance d'Italia. Poi, volevamo il caldo, volevamo il sole, volevamo le giornate allungate, volevamo la primavera, l'inizio dell'estate, perché porta il buon umore tutto questo. Ebbene, per alcuni di noi invece fa l'effetto contrario, perché ci crea più nervosi del solito. Tutto questo a causa del cortisolo, che è un ormone che tende ad aumentare proprio quando arriva il caldo, il sole. Ne parleremo tra poco. E poi è un mio compaesano, perché è di Luino, parleremo di Cipollino, lui, Massimo Boldi, che botta che ha preso, perché venerdì, cos'è accaduto? Quindi è recente proprio questa notizia, ha appurato da Dago Spia, nemmeno direttamente dalla sua, a questo punto posso dire, ex compagna, che ha scoperto, insomma, l'ha scoperta abbracciata ad un altro, ed è stato un duro colpo, ammette, parole di Massimo Boldi: a momenti mi veniva un infarto, 14 anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male scoprire il tradimento da una paparazzata e mi ha fatto male che nelle foto lei si comportasse da innamorata. Ne approfondiremo qualora magari non sapeste ancora questa notizia, perché è un personaggio comunque amato da tutti noi e sono amati anche i nostri grandi esperti che stanno preparando dei super mega consigli per voi. Quindi a tra poco, subito dopo la sigla. Mi sono catapultata perché il tablet era da tutt'altra parte, pensavo non riuscissi, invece mi avete visto composta. Buongiorno, ben ritrovati. Allora, allarghiamo regia, il totale, chi c'è oggi con me che passerà la puntata di oggi, quella di stasera, quella di domani mattina? Lui, Marco, buongiorno, ben ritrovato. Ciao. Allora, io mi sto divertendo col tablet a vedere un po' le vostre risposte. Allora, chi vince? Nettamente in vantaggio al momento, ed è passata neanche, insomma, ammetto, ci si deve coprire, non piace, come me, il mio pensiero, ma il 70% come te. Caldo, si sta male, troppo. Eppure, mamma mia, è così meraviglioso, il caldo addosso, sentirsi il caldo. Però, vediamo, magari si ribalta, il risultato, chi può dirlo? Tutto anche le bacate. Occupiamoci delle notizie, anche se il sondaggio al momento vince sempre il fatto che soffriate molto di più il caldo, vedremo, perché manca ancora una mezz'oretta, magari il risultato ribalta, però la vedo grigia, Marco, quindi finirà che la penseranno come te. Strano, pensavo il contrario. Anch'io, vabbè. Io, di solito le donne sono, insomma. Allora, è arrivata la notizia che in parte, insomma, è legata proprio anche al sondaggio, perché dovrebbe metterci un po' il buon umore quando arriva la bella stagione, le giornate si allungano, il caldo, il sole, e invece pare proprio di no per alcuni, Tutto questo è colpa del... Allora, parliamo di gossip, ogni tanto inseriamo anche noi qualche, insomma, notizietta di gossip, e in questo caso ci occupiamo di Massimo Boldi e il Cipollino, che insomma, cosa avreste fatto al suo posto? Perché adesso vi racconto, nel caso non lo sapete ancora, visto che proprio era fresca, è di venerdì scorso, quindi qualche giorno fa, lo ha scoperto Massimo, non so, però penso che ne avranno poi parlato, evidentemente. Era meglio che lei ne parlasse, insomma, con lui prima che questa cosa venisse pubblica, così, perché quando è così è proprio brutto. Mm-mm. Meglio risolverle nei muri, sì, nei propri poi, muri. Insomma, esatto.